Allora, oggi parliamo del potere del dialogo interno o dialogo interiore, è la stessa cosa. Perché è importante? Tra l'altro, iniziate pure a condividere, fare domande, che cos'è secondo voi il dialogo interiore, perché è importante e così via. Beh, è importantissimo e determinante perché la relazione più prossima a noi stessi è quella con noi stessi. Penso ognuno di voi, se qualcuno però non ha il dialogo, non si parla, che condivida. Io personalmente sì, mi parlo, grazie, allora dopo ti chiamo Silvia. Io mi parlo e immagino, penso, presumo che tutte le persone al mondo si parlino, abbiano questo dialogo interno, che è determinante. Perché? Perché i pensieri diventano parole, che diventano azioni, che diventano abitudini, che formano il nostro carattere, che forma il nostro destino. Per cui se noi vogliamo cambiare il nostro destino, se non ci piace, basta cambiare i nostri pensieri, cambiano le nostre parole, cambiano le nostre azioni, cambiano i nostri comportamenti, per cui cambiano le nostre abitudini e cambia la nostra vita. Le parole espresse ad alta voce sono comunque i pensieri che noi non abbiamo ancora verbalizzato. Ma prima di esporre, prima di esprimere, ecco, una parola, prima di parlare, arriva il pensiero. Il pensiero fa sempre parte del dialogo interno. La differenza è il scegliere di non condividere con altri questo pensiero, questo dialogo interno, oppure condividerlo con gli altri. L'unica differenza tra le persone, l'unica differenza tra le persone che consideriamo essere pazze, fuori di testa, e le persone invece che comuni, che non sono pazze, principalmente è questa, che le persone che consideriamo essere pazze esprimono ad alta voce il loro dialogo interno, non hanno filtri, quello che pensano lo esprimono. Mentre la maggior parte delle persone invece si tutela, si difende, diciamo, soprattutto da cosa? Dal giudizio altrui. E allora pensa certe cose, si dice certe cose, ma non le dice agli altri. Capite? Però il meccanismo di base è lo stesso. In effetti tante persone, pur non essendo considerate pazze, soffrono, vivono male. Perché si vive male? Si vive male perché questo dialogo interno, se non è supportante, se non è positivo, se quello che ci diciamo è di natura negativa, molto probabilmente non è un linguaggio che appartiene intrinsecamente a noi, alla nostra anima, al nostro essere. È un linguaggio che abbiamo imparato da un sistema esterno, dalla famiglia, da mamma, da papà, se magari erano persone che erano sminuenti, dall'ambiente che ci circondava. La domanda che vi pongo e sulla quale adesso voglio che vi focalizzate e che poi ci lavoriate a seconda della risposta che vi date, è questa. Di che natura è il tuo dialogo interno? In altre parole, qual è la qualità del tuo dialogo interno? Il tuo dialogo interno è supportante o è sminuente? Quando ti parli, i pensieri che ti arrivano sono pensieri giudicanti? Sono pensieri critici? O sono pensieri supportanti che ti supportano, che ti motivano? Ognuno di noi, dentro di noi, ha o un critico, un giudice, oppure un motivatore, un amico, un alleato. Se non hai un alleato, se hai un giudice e un critico interno, molto, molto probabilmente è perché lo hai acquisito dal sistema familiare e o comunque culturale. In ogni caso da un qualcosa di esterno.
Perché i giudizi non sono intrinsechi alla natura animica, alla natura spirituale. I giudizi sono sempre creati dalla mente, la mente egoica, la mente che paragona, la mente che giudica, la mente che calcola. Se noi non fossimo stati educati, sono convinto che noi non giudicheremmo, ci comporteremmo molto di più, ascoltando, seguendo il nostro sentire, come i bambini prima che vengano educati, come gli animali. I bambini prima di essere educati sono infatti animali. In ogni bambino c'è una divinità molto viva, che poi si effimera, si mette da parte, rimane, non sparisce, ma si mette da parte perché? Perché impara a paragonarsi, impara a giudicare. Cose che in effetti gli animali non pensanti come noi, non coscienti, consapevoli come noi, non fanno. Noi abbiamo comunque ancora sempre questa capacità, noi pur avendo una mente che giudica, pur avendo una mente pensante, possiamo riconoscere, focalizzarci principalmente sulla parte energetica, spirituale e quindi non credere ai paragoni, ai giudizi e alle critiche della mente. Possiamo ascoltarli, possiamo farne tesoro, far sì che questo ci sproni a essere la versione migliore di noi, senza però esserne emotivamente in balia. Facile a dirsi, non facile a farsi, perché per quelle che ormai penso abbiate capito come funzionino, le lealtà inconsce. Cioè, se noi siamo arrivati da una famiglia dove mamma e o papà erano giudicanti, erano sminuenti nei nostri confronti, visto che noi siamo 50% papà, 50% mamma, è molto molto improbabile che cresciamo con una grande autostima. Arriva però il giorno, quando siamo adulti, o per certe persone ancora prima, quando scegliamo consciamente di lasciare a mamma e a papà o chi sia i loro giudizi, le loro critiche, riconoscendo che noi siamo la massima autorità nella nostra vita, che noi scegliamo di credere in noi a discapito di quello che loro credono, basandoci semplicemente su quello che noi riteniamo sia valido. Il primo passo è quello di osservare e riconoscere il nostro dialogo interno. Essere onesti con noi stessi è l'ingrediente molto probabilmente più determinante e più importante nella crescita personale. Se e quando ci accorgiamo che il nostro dialogo interno non è supportivo, non è amichevole, cambiamolo, veramente, è un lavorone, lo so, però si può fare. Uno strumento molto utile sono le affermazioni, il dirsi, anche se all'inizio può sembrare una cosa in cui noi non crediamo, il dirsi, magari anche scrivere su un foglio di carta o svegliarsi al mattino dicendosi delle frasi positive, per esempio. Ogni giorno, vabbè, io ogni giorno quando mi sveglio, per esempio, ringrazio papà, ringrazio mamma, ringrazio Dio, ringrazio la vita, Dio per dire la vita, ringrazio il fatto che sono sveglio, che sto bene. E poi adesso non le uso più così tanto perché non mi servono più tanto. Però fino a qualche anno fa io avevo creato delle frasi che mi ripetevo al mattino almeno 2 o 3 volte. Una, per esempio, era del tipo: io sono sereno, gioioso, potente, indipendente, amabile, grato, la vita è bella, la vita è prosperosa, io sono prosperità, io sono serenità, io sono gioia. Perché è importante continuare a ripetere queste affermazioni, anche se all'inizio la mente conscia potrebbe dire: ma cosa dici? La tua vita fa puntini, 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 cosa te la racconti? Perché noi da bambini, era al contrario, noi da bambini credevamo
sapevamo che eravamo gioia infinita, sapevamo il valore che avevamo, però a forza di sentire, proprio sentire regolarmente, ma guarda che non sei bravo, ma guarda che sei stupido, ma guarda che dovresti essere diverso, giorno dopo giorno, goccia dopo goccia, noi siamo passati da essere positivi a essere, avere una mentalità negativa. E adesso è la stessa cosa. Adesso, se si è un po' solidificata una mentalità negativa, è la goccia che bagna, eh? Non è il temporale. Il temporale, la tempesta serve, ma se poi non è supportata dalla goccia regolare, non bagna, non fertilizza la terra. Per quello che le affermazioni, pertanto che, e credetemi anch'io, pensavo che fossero delle stupidate, non è vero, perché c'è una parte della nostra mente inconscia che non giudica, non critica, non, che assorbe solo come una spugna. Per questo che è importantissimo trascorrere tempo a essere circondati da immagini, suoni, persone che si comportano in modo positivo o che danno messaggi positivi. Per esempio, la persona che guarda il telegiornale lei tutti i giorni, 2 volte al giorno, e ti dice che lei non è afflitta da queste immagini, da queste notizie, io non so veramente quanto possa essere possibile, perché a livello inconscio, tutte le volte che noi vediamo un qualcosa di negativo, un'immagine negativa, pensate quando andate a vedere un film dell'orrore, questa cosa vi rimane dentro. È difficile che un film dell'orrore non susciti delle paure in nessuno. E noi siamo circondati da una realtà che ci propina sempre più o meno un film dell'orrore. Per questo che poi ognuno può fare quello che vuole ed è bellissimo che ognuno faccia quello che vuole. Ovvio, io sto solo dicendo, se veramente desideriamo la positività, è importante che ci circondiamo di input positivi, perché gli input, essere completamente esenti e non condizionati anche a livello inconscio un pochino dagli input negativi è difficilissimo. Detto ciò, la prima cosa che possiamo fare e che è necessaria se vogliamo vivere una vita più serena è monitorare il dialogo interno e cambiare questo dialogo se è negativo con un dialogo positivo. È importante che impari a parlarti come parleresti al tuo migliore amico, alla tua migliore amica, che tu sii così supportante come sei supportante a chi ami, con te stesso, con te stessa. È determinante. Perché? Perché se non lo fai avrai sempre bisogno della validazione esterna, avrai sempre bisogno di relazioni, sarai sempre dipendente da qualcuno, da qualcosa, perché quel qualcosa tu non lo stai producendo, ma sei tu la sorgente di tutto. E quando tu diventi la sorgente di tutto quello che desideri, molto probabilmente ti accorgerai che non hai più bisogno di ricevere dall'esterno quello di cui desideravi, perché lo generi tu. E da quel momento in poi tu sei indipendente, o meglio, indipendente emotivamente. Questo significa che sarai in grado di amare incondizionatamente. Potrai guardare negli occhi una persona e dirle: io non ho bisogno di te e ti amo, per questo ti amo. Perché i momenti che io trascorro con te sono genuini. Lo faccio perché per gioia di farlo, per il piacere di farlo, per nient'altro, per nessun altro motivo, non c'è un altro fine. Questo vuol dire che io apprezzo il fatto che ci sei. Se tu non ci fossi più per qualsiasi motivo, mi potrebbe magari dispiacere, ma capisco e va bene così. Perché? Perché io non ho bisogno di niente che tu mi dai. Io, a me piace condividere spazio e tempo con te, però non ho bisogno di te. E se tu te ne andassi mi dispiacerebbe, sarei triste, piangerei, ma non andrei in ansia. La mia vita continuerebbe ad avere un senso. Non ci sarebbe più quell'attaccamento che invece c'è quando noi cerchiamo negli altri quello che noi non siamo riusciti a darci. Perché alla fine la vita è tutta una simmetria e
È tutto uno specchio, quello che c'è fuori è quello che proiettiamo dentro, quello che noi crediamo di poter avere dal di fuori, noi lo abbiamo già dentro. È un processo, è un lavoro. Se lo facciamo, ci accorgeremo e saremo in grado appunto di amare incondizionatamente. Se non lo facciamo, queste rimarranno sempre delle parole utopiche, fantasiose, magiche, che ci faranno magari sorridere o ridere. E penseremo, non è possibile, e invece è possibile. Questo implica però un lavoro. Come sempre, il lavoro fondamentale è duplice. Primo, sganciarsi dai condizionamenti negativi, dalle lealtà inconsce, capire da dove arriva, dove si è originato questo dialogo interno negativo-critico. Molto probabilmente scopriremo che lo abbiamo ereditato da mamma, da papà. Queste sono dimostrazioni disfunzionali di amore, perché il bambino è innocente, dice io come te, mamma e o papà, per sentirmi vicino a voi, anche se li detestiamo, anche se li detesti, io farò come te, io mi giudicherò, mi criticherò per appartenere a te, per amore cieco. Quando capiamo questa dinamica siamo già a metà dell'opera. E riconosciamo che questa non è una cosa, una dinamica, un dialogo che mi appartiene. E io scelgo intenzionalmente di parlarmi, supportarmi in un altro modo. Questo non vuol dire che io non appartengo alla mia famiglia, perché noi in fondo non possiamo non appartenere alla nostra famiglia, per tanto che ci sforziamo di farlo. Noi non possiamo neanche appartenere agli altri. Tu appartieni a me, io appartengo a te. Tu stai guardando, parlando, un'estensione di te stessa, di te stesso, io la stessa cosa, noi siamo letteralmente tutti un'unica cosa, noi siamo interdipendenti. Dove finisco io, inizi tu, dove inizi tu, dove finisci tu, inizio io, ma tutto ciò che io faccio o non faccio influenza anche te, tutto quello che tu fai o non fai influenza anche me. Per cui se vogliamo amare noi stessi e gli altri, la prima cosa necessaria è amare noi stessi, supportare noi stessi, essere in armonia con noi stessi. Poi possiamo, anche, anzi, poi abbiamo già amato e supportato gli altri, perché vibrazionalmente noi abbiamo aumentato la nostra frequenza e tutti gli altri al di fuori di noi ne beneficiano. Insomma, Maria Rita, allora adesso ho visto che avete scritto, leggo cosa avete scritto e poi Silvia ti faccio salire. Aspetta. Ciao Nadia, ciao, buongiorno anche a te. Maria dice, io mi parlo in continuazione, a volte anche troppo. Sì, anch'io tutti ci parliamo, sai Maria, è normale parlarsi. Maria dice, con me sono molto giudicante, raramente supportante, so che dipende dalla mia infanzia. Eh sì, esatto. Probabilmente Maria ha imparato a giudicarti in casa, nell'ambiente dove sei cresciuta. Se era un ambiente giudicante, se ti sei sentita giudicata, ovviamente inconsciamente riproponi, come facciamo tutti, la stessa dinamica. Sì. Silvia scrive: sono sempre stata molto severa con me stessa. Poi, da quando vi seguo su Bridges of Light, ho imparato molte cose, ma il mio dialogo con me stessa non mi porta dove vorrei. Ok, adesso ne parliamo insieme, Silvia. Finisco solo di leggere i commenti. Nadia scrive: io faccio un sacco di discorsi fra me e me, e per le mie critiche interiori ho sempre un dialogo motivatore che mi aiuta a uscire dall'impasse che si crea. Grazie Nadia per aver condiviso quello che fai. Si fa così, si fa così. Quando ci accorgiamo che il nostro dialogo interno è critico, è bene, è utile contrabbattere, cioè come se la parte consapevole di noi parlasse, può, e fatelo, fatelo, anche se potete pensare, ma questa è pazzia, non è pazzia perché lo facciamo comunque sempre. Per esempio, pensi, ma non sono capace, tanto non ce la farò mai. E ti dici, no, aspetta un attimo, non è vero. Questo è quello che fino adesso mi sono detto, però chi lo sa, adesso magari andrà diversamente. Oppure ti dici, no, comunque guarda che io in tante aree della mia vita faccio le cose meglio.
Un esercizio, se avete tempo e voglia, che potete fare è scrivere, per esempio, su un foglio di carta tutte le cose critiche di cui siete consapevoli e poi sullo stesso foglio di carta al lato scrivete tutte le cose positive, tutte le qualità che avete. E quando vi accorgete che vi state criticando, vi ricordate a voi stessi le qualità che avete e ricordate a voi stessi che non è vero, perché di solito quello che ci fa soffrire, quello che cristallizza la negatività, sono anche tante frasi, tante parole che usiamo. Per esempio, non sono mai capace, sono sempre sfortunato, va sempre tutto male, non riesco a farlo. Sono delle grandi generalizzazioni, delle catastrofizzazioni che non sono reali, perché obiettivamente se guardiamo e ci ragioniamo su, non è così. È solo che magari non è andata bene, ma forse anche una, due, tre volte, non importa. Possiamo considerare, ed è utile considerare, che tutte le volte che consideravamo di aver fallito, è solo stato un tentativo in più che ci ha fatto capire come non fare le cose. E adesso continuiamo a farle in modo diverso finché non avremo successo. Ciao Alessandro. Ok, nessuno ha scritto più niente. Ciò si dice, io vorrei parlare molto meno con me di me, scusate il gioco di parole. Vorrei lasciare scorrere troppa razionalità, troppa ragione, fanno male alla salute. Benissimo, Giusy, inizia a meditare. Puoi iniziare a meditare adesso, facciamolo subito tutti. Continuando a fare quello che state facendo, date, letteralmente date, più energia a quello che percepite con gli occhi. Se state guardando il telefono o il computer, comunque me sullo schermo, guardatemi, ma allo stesso tempo fate caso a tutto quello che vedete ai lati del campo visivo, al perimetro del campo visivo. Io adesso, per esempio, sto guardando l'obiettivo e allo stesso tempo noto che c'è una luce da un lato, un'altra luce, c'è una porta, c'è un quadro, un altro quadro, c'è una presa della luce, ci sono due sgabelli, c'è un attaccapanni. Mentre vi focalizzate su un punto in particolare, fate caso intenzionalmente di notare tutto quello che c'è ai lati del campo visivo. Mentre fate questo, fate anche caso a quello che percepite con il corpo, sulla pelle. I vestiti sulla pelle, il pavimento sotto i piedi, la sedia su cui siete seduti. Fate anche caso a quello che percepite con l'udito, con le orecchie, la mia voce, ma magari ci sono anche altri suoni. Fate caso ai sapori che avete in bocca. Fate caso anche ai profumi, gli aromi che sentite. Ciao Katia, buona giornata, grazie del saluto. Mentre fate questo, molto probabilmente noterete che non pensate più quanto prima, pensate molto meno. Perché? Perché la quantità corporea di energia è finita. Per cui noi o utilizziamo più energia per pensare, per parlarci, per razionalizzare, per paragonare, oppure per essere nel qui ed ora, nel presente. Siamo focalizzati sui nostri sensi. Quando noi siamo focalizzati sui nostri sensi, la vita ha più senso. Il maestro, il guru, la persona che sta bene, che è serena sempre, semplicemente è molto abituata ad essere qui, nel qui ed ora, nei propri sensi. Vede, percepisce senza pensare, senza giudicare. È un allenamento. Poi, Giusy, ovviamente, se vuoi, puoi anche rafforzare questa capacità di tenere la mente più calma meditando formalmente. Invito tutti voi a dedicare 5, 10, 15, 20 minuti, mezz'ora, un'ora, quanto volete, al mattino appena svegli, perché la mente è più calma, naturalmente. Poi magari anche qualche minuto durante la giornata o anche mezz'ora dopo pranzo, se potete permettervelo. E magari anche la sera prima di andare a letto. Insomma, quando volete. Il dedicare un certo periodo di tempo per allenare la mente a focalizzarsi su un qualcosa in particolare che può essere il respiro, per esempio. Perché? Perché il respiro ce l'abbiamo sempre, non abbiamo bisogno di essere in nessun posto particolare. Ci focalizziamo sul respiro, possiamo tenere gli occhi aperti osservando qualcosa oppure chiusi.
ascoltiamo il respiro, oppure guardiamo una candela accesa davanti a noi, oppure ci ripetiamo mentalmente o ad alta voce un mantra, una parola. L'importante è allenare la mente a focalizzarsi su una cosa sola invece che andare dove vuole lei e a essere noi a scegliere dove lei si focalizza. Così diventeremo maestri di noi stessi. Sì, alleniamo la mente, percepiamo il qui ed ora, respiriamo, esatto, Maria. Quando col tempo riusciamo a diventare più abili a fare questo, la qualità della nostra vita non può che cambiare. Come sempre, portatissimo dirlo, è la costanza, la perseveranza, il continuare, il continuare, il continuare a farlo finché non diventiamo più capaci. Questo, tra l'altro, aumenta l'autostima perché ci rendiamo conto che siamo efficaci, aumenta la nostra autoefficacia e la nostra autostima. E questo è nelle nostre mani, dipende da noi, non dipende da quello che gli altri ci possono dire o non dire di noi stessi, che è basato sui loro giudizi. Sì, e questo serve ad allenare la mente, grazie Maria, a lasciare andare il controllo, esattamente, perché quando io riesco a vedere, sperimentare che io sono in uno stato di quiete, indipendentemente da quello che succede fuori, io riesco a mantenere uno stato interno di quiete, io capisco che il mio stato interno di serenità non è direttamente proporzionale a quello che succede fuori, però per farlo io devo scegliere di essere in uno stato psicofisico, emotivo, rilassato, dove prima invece non ero rilassato, ero preso da quello che succedeva fuori. Quando io riesco a capire che quello che succede fuori, ma io riesco a scegliere di essere calmo, il gioco è fatto. A volte sarà più facile, a volte sarà più difficile, a volte non sarà possibile, ma col tempo sarà sempre più possibile e lo stato, il livello di stabilità interna sarà sempre maggiore. Il nostro centro, a me piace chiamarlo il centro vuoto, perché dentro non c'è niente, c'è puro spazio, pura energia, è forte. Questo spazio io è quello che è importantissimo e determinante che generi durante le costellazioni, sia che le faccia individuali che di gruppo, perché in questo spazio vuoto, in questo mio essere stabile energeticamente, internamente, dove tutto ciò che è più opportuno, che si manifesti per il benessere maggiore della persona che ho davanti o del gruppo di persona si manifesti. Perché? Perché non c'è giudizio, c'è osservazione e si può accedere in questo stato d'essere a delle informazioni che non sono razionali, non sono logiche, non sono mentali, ma sono nel campo, nell'universo. Ok, Silvia, sei pronta a venire? Aspetta che voglio vedere qua se ti vedo e ti faccio venire. Aspetta, che devo scrivere perché non ti vedo. Silvia, mi mandi il. Sì, ok, Silvia, riesci, se vedi, poi guarda un po' se vedi. Ecco, perfetto, perfetto, ok, approva. Vediamo. Vediamo, io qua vedo che la scritta che lampeggia, adding, cioè aggiungendo. Silvia, non so se a te appare qualcosa, devi schiacciare qualcosa. Ahi, ci siamo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Silvia, come stai? Molto Aspetta, bene. però adesso io devo mettermi le cuffie. Aspettate. Aspetta, se non ti sento. Aspetta. Io ti sento bene. Ah, ok, adesso ti sento. Come stai, Silvia? Sto bene, Bene. sto bene. Tu Un po' dove sei? caldo. Dove sono io è molto caldo. Ah, In dove sei Romagna. tu? In Emilia-Romagna. Ah, che fortuna, guarda, qui in Piemonte oggi di nuovo nuvolo. Ieri notte di nuovo piovuto. È nuvolo anche qui, ma fa molto caldo. Ah. Silvia, dimmi, che cosa vorresti condividere con noi?
Allora, io ho avuto per posso dire quasi da sempre, dei grossi problemi economici. E parlavo spesso di questi miei problemi, condividevo sempre, perché quando mi chiedevano come stai, ovviamente raccontavo sempre. Poi ho cominciato a seguire te e poi dopo anche altre operatrici e ho imparato che i pensieri poi, appunto, le parole che diciamo portano. E quindi ho cercato di cambiare il mio modo di parlare delle cose. E diciamo che per un paio d'anni ci sono stati dei grossi cambiamenti, sono andata molto meglio ed ero molto felice di questo. Poi un anno fa, improvvisamente, è tornato tutto come prima e quindi sono arrivate delle spese non previste, dei cambiamenti di cose che non, appunto, non prevedibili e quindi mi sono un po' avvilita perché ho detto ci avevo messo tanto a pensare in modo diverso, a cercare di affrontare le cose in modo diverso e poi sono tornata al punto di partenza. E quindi avevo piacere appunto di capire per quale motivo è successo questo. Certo. Allora, è successo qualcosa in particolare quando è cambiato questo tuo modo di pensare? In che Cioè, da senso? quando questo, Qualcosa di hai particolare? detto sono arrivate delle spese inaspettate. Sì, cioè praticamente avevo avuto anni fa un contenzioso giudiziario e sembrava risolto, e invece è venuto fuori che dovevo pagare delle cose inerenti a quello. E poi nell'ultimo anno, quando tutto ha aumentato in modo spropositato, il mutuo della mia casa, che a tasso variabile, praticamente si era raddoppiato nel giro di un anno. Certo. Ok, mi descrivi sinteticamente la tua famiglia d'origine. Allora, ho dei genitori, mamma e papà che sono ancora in vita, ho due sorelle e un fratello. Ok. Quello che è successo a te, o comunque il modo in cui tu ti parlavi prima di iniziare a lavorare con te stessa, su te stessa, è simile in qualche modo a come parlavano, per esempio, in campo finanziario, papà e mamma. Ok. Sicuramente sì, sicuramente anche in casa c'era come posso dire, questi discorsi sui problemi di soldi, diciamo. Ci sono sempre stati, Ok. ecco, ci sono sempre stati. Se tu pensi a tuo papà adesso, non sto parlando di statura fisica, chiamiamola l'immagine interna che ti arriva di lui. Tu lo vedi più piccolo di te, grande come te o più grande di te? Più grande. Benissimo. Se tu pensi a tua mamma. Adesso la vedo più piccola. Ok. Il motivo per cui ti ho fatto queste domande è solo per vedere. Prendi tutto con le pinze, è solo uno strumento diagnostico che io uso, ma non è detto che sia così, però di solito quando si vede un genitore più grande nel sistema famiglia, in relazione a quel genitore, non si è sovvertito l'ordine gerarchico. Quando invece si vede un genitore come noi o più piccolo di noi, potrebbe significare che è stato sovvertito questo ordine gerarchico. Cosa significa? Potrebbe normalmente. Questo succede inconscio, ovviamente, ma succede perché bambina, in questo caso tu, potresti esserti presa delle responsabilità nei confronti di tua mamma che non ti spettavano. In quel caso ti saresti fatta più grande di quello che avresti dovuto. La mamma è proprio legata al nutrimento, ma non solo al nutrimento fisico, anche economico, monetario. Capisci? Tutto Ok, inconscio, sì. ovviamente. Ok, sì. Allora, c'è altro che vuoi dirmi? Se no, facciamo una cosa, diciamo, facciamo una mini costellazione. Allora, diciamo che ero la più grande in famiglia, Sì. sono la primogenita Sì. e fin da quando ero
quando mi ricordo, quindi però ecco, penso da bambina piccola proprio, mi sentivo molto coinvolta in questi problemi e mi Certo. sentivo molto non responsabile, ma come se dovessi supportarli, almeno appunto mia mamma che per tutta questa faccenda di questi problemi che c'erano, perché dopo c'erano anche dei fratelli più piccoli e quindi mi sentivo di dover partecipare a questa cosa, ecco, questo che posso aggiungere. Sì. E poi ci sta, perché tu essendo proprio primogenita, la caratteristica del primogenito è proprio quello di prendersi a carico il provvedere alla famiglia. Il primogenito è quello che si identifica proprio con il ruolo del papà, che è quello di provvedere. Ed è quello che rappresenta un po' di più la famiglia. Per il primogenito è un po' più difficile che per chi arriva dopo sentirsi completamente libero o libera, perché è come se la responsabilità più grande fosse sulle sue spalle. Ok, allora, tu sei bella, sei seduta, Sì, sono seduta comoda. sei seduta, sei bella, bella. Ok, da 0 a 10 quanto sei rilassata? Sono un po' agitata per questa diretta, Ah, ok, tranquillo. però va bene, dai. Ok. Se quello che facciamo adesso, diciamo, se desse i risultati che vorresti, cosa ti farebbe capire che qualcosa è cambiato? In altre parole, cosa vorresti che cambiasse? Che cambiasse la mia situazione economica. Ok. Allora, mettiti comoda, chiudi gli occhi, gli occhiali puoi tenerli, se vuoi puoi toglierli, Sì, non adesso ti servono. Sì, quelli puoi non mi andare. servono, se devo chiudere gli occhi. Perfetto. Benissimo. Chiudi gli occhi, pur avendo gli occhi chiusi, immagina di chiuderli di nuovo e poi immagina che con ogni espirazione, ecco, ti liberi di tutto quello che non serve, ovviamente anidride carbonica, ma anche pensieri, preoccupazioni. E invece con ogni ispirazione ricevi una sensazione di pace, di serenità. Per cui espiri problemi, pensieri. E inspiri, ricevi pace e serenità. E mentre questo, chiamiamolo processo, continua automaticamente, immagina, ma senti anche se riesci, come se ci fosse una fascia energetica, spessa più o meno 4-5 centimetri, che scendendo piano piano dalla sommità del capo giù per il corpo, mentre scende rilassa completamente ogni parte di questo, ogni cellula, ogni atomo, ogni molecola. Ecco, adesso questa fascia energetica inizia a scendere giù dalla sommità del capo, scende giù per la fronte, poi continua a scendere giù per le tempie, gli occhi, poi continua a scendere giù per gli zigomi, per il naso, giù per le guance, le orecchie, poi continua a scendere giù per la bocca, poi scende giù per il collo, mentre tutto il corpo continua a rilassarsi. E la fascia energetica continua a scendere giù per le spalle, poi continua a scendere giù per il petto, poi scende giù per la pancia. Intanto entrambe le braccia e le mani sono rilassate, continuano a rilassarsi e la fascia energetica continua a scendere giù per i fianchi, poi scende giù per le cosce, poi arriva giù per le ginocchia, continua giù per i polpacci, le caviglie, giù per i piedi. E adesso tutto il corpo, dalla sommità del capo alla punta dei piedi, è rilassato e continua a rilassarsi. Immagina adesso di essere o in un posto dove sei già stata, dove ti sei sentita proprio bene, a tuo agio, che può essere un luogo all'aperto come un prato, un bosco, un giardino, una spiaggia, oppure un locale chiuso. O se preferisci lo puoi immaginare. E fai caso a tutto quello che vedi in questo posto. Cioè, se per esempio sei in un bosco, fai caso alla forma e al colore degli alberi, alla forma e al colore del tronco degli alberi, alla forma e al colore delle foglie, il colore del cielo. Se sei su una spiaggia, fai caso al colore dell'acqua, al colore della sabbia. Presta anche attenzione a cosa stai indossando, se stai camminando a piedi scalzi, o se indossi dei sandali o delle scarpe. Fai caso se stai camminando sull'erba o sulla terra o sulla sabbia. Presta anche attenzione alla sensazione che hai sul corpo, sulla pelle. Magari senti il calore del sole, oppure l'aria fresca o magari tiepida. Fai anche caso ai suoni che ci sono.
magari senti il cinguettio degli uccelli, o se sei al mare il fruscio delle onde, fai anche caso agli aromi, i profumi, magari senti i profumi di fiori. E mentre continui a notare tutte queste sensazioni, ti accorgi di questo spazio, quest'area vicina dove sei, dove adesso vai a posizionarti. E in questo spazio dove sei, adesso arrivano tuo papà e tua mamma. Fai caso a dove si posizionano e mi fai sapere. Sono di fronte a me. Benissimo. Davanti a te, che posizione di fianco, chi a destra, chi a sinistra? Mio babbo a destra, la mia mamma a sinistra. Benissimo. Tu come ti senti a vederle? Molto bene. Bene. Adesso conterò dall'1 al 3. Con ogni numero ascendente in questo posto dove sei, la tua essenza uscirà dal tuo corpo ed entrerà nel corpo di tuo papà e tu sentirai quello che sente lui. 1, stai per uscire. 2, ti stai trasferendo. 3, puff. Semplicemente adesso prenditi un attimo, ascoltati, cioè fai caso alle sensazioni corporee che hai, quello che senti, quello che percepisci e mi fai sapere. Sento amore. Bene. Adesso conterò dal 3 all'1, con il numero discendente la tua essenza uscirà dal corpo di tuo papà e tornerà nel tuo. 3 stai per uscire, 2 ti stai trasferendo, 1, puff. Prenditi un attimo, fai caso a come ti senti, dimmi come ti senti. Mi sento bene. Bene, vai davanti a papà, guardalo negli occhi e digli: caro papà, Caro ti sono grata per avermi regalato la vita. Ti sono grata per avermi regalato la vita. Qualcosa che vorresti dire a papà? Voglio bene. Grazie. Digli, lascio ora a te tutto ciò che è tuo. Lascio ora a te tutto ciò che è E tuo. a tutti gli antenati. E a tutti gli antenati. Lascio a te le tue credenze, Lascio a te le tue credenze. i tuoi giudizi e I tuoi giudizi e pregiudizi, le pregiudizi, le tue sofferenze. tue sofferenze, Le tue aspettative, le tue aspettative, le tue responsabilità, le tue responsabilità, anche ma anche la tua dignità e il tuo destino. la tua dignità e il tuo destino. E io prendo solo ciò che è mio. E io prendo solo ciò che è mio. Le mie responsabilità e il mio destino. Le mie responsabilità e il mio destino. E chiedo la tua benedizione E chiedo la tua benedizione. affinché io possa vivere una vita serena, felice e prosperosa. Affinché io possa vivere una vita serena, felice e prosperosa. Dedicherò a te e a tutti gli antenati la mia felicità e prosperità. Dedicherò a te e a tutti gli antenati la mia felicità e prosperità. Bene. Adesso immagina di fare un inchino davanti a papà dove sei inginocchiata sul pavimento, con la testa che tocca il pavimento, con le mani davanti alla testa, con i palmi rivolti verso l'alto. E in questa posizione, mentre ti concedi l'opportunità di ricevere energia, amore da papà e da tutto il ramo maschile della famiglia, gli dici: sì, papà, grazie, io prendo da te. Papà, grazie, io prendo da te. Poi ti alzi, lo guardi negli occhi e gli dici: hai e avrai sempre un posto nel mio cuore. Hai e avrai sempre un posto nel mio Benissimo. cuore. Adesso abbraccia papà, sentendoti piccola, percependo l'amore, l'affetto e il calore di papà. Come ti senti? Molto emozionante. Adesso conterò dall'1 al 3, con ogni numero ascendente la tua essenza uscirà dal tuo corpo ed entrerà nel corpo di mamma e sentirai quello che sente lei. 1, stai per uscire, 2, ti stai trasferendo, 3, puff.
Prenditi un attimo, semplicemente ascoltati, fai caso a quello che senti, che percepisci con il corpo e mi fai sapere. Un po' di disappunto. Ok. Adesso conterò dal 3 all'1, con ogni numero discendente la tua essenza uscirà dal corpo di mamma e tornerà nel tuo. 3 stai per uscire, 2 scendendo, 1, puff. Prenditi un attimo, fai caso a come ti senti, dimmi come ti senti. Mi sento bene. Bene, vai davanti a mamma, guardala negli occhi e dille, cara mamma, ti Cara mamma, sono grata per avermi donato la vita. C'è ti sono grata per avermi donato la vita. Grazie qualcosa che vorresti dire a mamma? Ti voglio bene. Bene, dille. Mi dispiace di averti considerata più piccola di quello che sei. Non riesco. Mi dispiace, ti ho considerato più piccola di quello che sei. Tu non sei mia figlia, io non sono tua madre. Tu non sei mia figlia e io non sono tua madre. Tu sei mamma la più grande. Tu sei mamma, la più grande. Io tua figlia più piccola. Io tua figlia più piccola. Tu dai e io ricevo. Tu dai e io ricevo. Lascio ora a te tutto ciò che è tuo. Lascio ora a te tutto ciò che è tuo. I tuoi limiti, I tuoi limiti, le le tue credenze, tue credenze, le tue sofferenze, tue sofferenze, le tue aspettative, le tue aspettative, i tuoi giudizi e pregiudizi. tuoi giudizi e Le pregiudizi. tue responsabilità, Le tue responsabilità, ma anche la tua dignità e il tuo destino. ma anche la tua dignità e il tuo destino. E io prendo solo ciò che è mio. E io prendo solo ciò che è Le mio. mie responsabilità e il mio destino. Mie responsabilità e il mio destino. Perché scelgo di amarti consapevolmente. Perché scelgo di amarti consapevolmente. E chiedo la tua benedizione E chiedo la tua benedizione. affinché io possa realizzarmi là dove tu non sei riuscita. Affinché io possa realizzarmi là dove tu non sei riuscita. Lo Lo farò per te e per tutti gli antenati. farò per te e per tutti gli antenati. Dedicherò a te e a voi la mia felicità e la mia prosperità. Dedicherò a te e a voi e a loro la mia felicità e la mia prosperità. Benissimo. Adesso fai un inchino, immagina di fare un inchino davanti a mamma dove sei, come hai fatto per papà, dove sei inginocchiata sul pavimento, con la testa che tocca il pavimento, i palmi delle mani per terra, le mani per terra con i palmi rivolti verso l'alto. In questa posizione, mentre ti concedi l'opportunità di ricevere energia e amore da mamma e da tutto il ramo femminile della famiglia, le dici sì mamma, grazie, io prendo da te. Sì, mamma, grazie, io prendo da te. Poi ti alzi, la guardi negli occhi e le dici, hai e avrai sempre un posto nel mio cuore. Hai e avrai sempre un posto nel mio cuore. Adesso abbraccia mamma, sentendoti piccola, percependo l'amore, l'affetto, il calore di mamma. Come ti senti? Bene, Bene, commossa. Grazie bene. Ringrazio papà e mamma, lascia che vadano dove vogliono andare. Adesso tu sei sempre lì, arriva invece Silvia da bambina. Chiamiamola la tua bimba interiore. Tu sei lì, però arrivi tu da bambina. Fai caso a questa bambina, come ti appare, dove si posiziona e mi fai sapere. di fronte a me, proprio davanti a me. Quanti anni avrà più o meno? 10, 11. Che espressione ha? Contenta.
Valle davanti, valle vicino, prendi le sue manine nelle tue, guardala negli occhi e dille, cara bimba, Cara bimba. mi dispiace se quando hai avuto bisogno di me non ci sono stata. Mi dispiace se quando hai avuto bisogno di me non ci sono stata. Ti prometto che d'ora in poi sarò sempre io a prendermi cura di te. Ti prometto che da ora in poi sarò sempre io a prendermi cura di te. Bene. Adesso l'abbracci e mentre l'abbracci lei si smaterializza, cioè diventa energia, luce, che ti entra, ti penetra nel cuore. Abbracciandola la porti dentro di te, nel tuo cuore. Come ti senti? Bene. Molto bene. Adesso immagina di fare 3 passi nella direzione dalla quale sei arrivata in questo posto dove sei stata. Con ogni passo ti allontani e sei invece sempre più consapevole di essere con tutta te stessa nel momento presente a casa tua. Fai un primo passo, poi un secondo, poi un terzo, poi apri gli occhi. Fai casa al pavimento sotto i piedi, la sedia su cui sei seduta. È probabile che ripenserai a quello che hai visto, sentito, dove sei stata, va benissimo, però se riesci non parlarne con nessuno, non vocalizzare quello che hai visto, sentito per almeno 3 settimane. Non è che se ne parlassi succederebbe chissà che, però rielaboreresti tutto sotto un punto di vista logico, cognitivo, mentale, razionale, non serve a niente, potrebbe interferire. Lascia che ti lavori dentro il corpo. Come stai? Bene, è stato molto commovente, ho pianto, non so se si è visto, e mi sento molto bene, serena. Grazie Luca, grazie mille. Prego, grazie a te, sempre bello, sempre un onore. Sì, grazie. Oh, che, guarda, siamo perfetti, mancano 3 minuti. Qualcuno vuole condividere qualcosa? Sì, cos'è che volevo dirti? Niente, sì, ti ho visto, ma più che visto, ti ho sentito. Io sento, non so tra l'altro se anche le persone a casa hanno sentito quello, le emozioni forti si sentono forte. Ed è proprio una peculiarità, sia quando si lavora uno a uno, sia che quando si lavora in gruppo con le costellazioni, che si sente proprio nel campo. Questa, e quello che lavora sono proprio quello che si sente, per delicato forse che sia. Questo che ti sta lavorando dentro. Grazie Silvia. Grazie. Grazie a te infinite, veramente. Grazie Grazie. a te. Grazie Un mille. bracione, un abbraccio grande. Ciao. Ciao, buona giornata a tutti. Non so se devi uscire. Aspetta, come faccio? Non so. Se no niente, sono tanto sono come ho finito. Ah, Maria, mi piacerebbe condividere se non fissi, vado in forma. Grazie, guarda, ho guardato, sono 2 minuti. Abbiamo. Dai, finiamo insieme quando chiudo la diretta, perché non so come farti. No, Come. io non trovo il modo. Stai tranquilla. Angela dice, bello questo lavoro, conosco le costellazioni, sì, da me hanno aiutato, continuo a lavorare dopo, sì. Sì, esatto, lavoro dopo, sì. Ciao Giusy, sì, è anche per quello che è importante non parlarne, perché questi non sono lavori psicologici. Il capire certe cose a livello intellettuale aiuta, ovvio, tutto serve, però il lavoro è una cosa proprio che lavora nel corpo, la cosa energetica, diciamo, non è un lavoro mentale. Oh, grazie a tutti, è stato bello come sempre, quest'ora è volata. Grazie a te Silvia, è stato. Grazie, grazie, Grazie a sei te. stata coraggiosa, è stato bello. Grazie a te, veramente. Ci ho messo un po', a prendere il coraggio. Ma È da guarda. un pezzo che ci penso, però non avevo il coraggio, infatti. Guarda, ma comunque questi lavori in particolare
Sono potenti, sono profondi e bisogna farli quando ci si sente. Non si fanno per curiosità, non si fanno tanto per fare. No, è importante quello. E sì, e chi si avvicina alle costellazioni normalmente non è sempre così, ma sono proprio persone che hanno già lavorato su se stesse, ma c'è un qualcosa che blocca. Ecco, di solito quello che blocca sono proprio queste realtà inconsce, questi legami energetici, che poi amore, è però un amore che potrebbe essere più funzionale. Ciao a tutti, un abbraccio grande, ci vediamo il prossimo martedì sera e mercoledì mattina. Ciao ciao.